Ciao ragazzi, oggi vedremo come si assembla questa zanzariera battente. Come vedete è una zanzariera semplicissima da fare perché praticamente è un telaio fisso, solo che ha l'aggiunta di queste cerniere. In questo video vedremo come si assembla il telaio, chiaramente, come si installa il telo e poi anche come si posa. La zanzariera l'ho comprata su Amazon e vi lascio qua in basso il link in descrizione. Diamo un'occhiata al contenuto della confezione prima di effettuare i tagli. Allora, i traversi sono più corti, come vedete sono 3. Fate attenzione perché il traverso che andrà centrale, come vedete, ha 2 alette. Diverso dal restante del telaio che avrà un'aletta sola. I tappi, anche questi, non sono uguali. Allora, il tappo centrale è il medesimo perché, come vedete, ha questi 2 buchi. Da una parte lo utilizzeremo per la serratura, che è questo, e dall'altra parte per l'aggancio delle cerniere. Le cerniere sono 3, quindi dalla parte delle cerniere metteremo i tappi con il buco, come vedete. Allora, i tappi chiaramente si inseriscono così, la parte con l'aletta è la parte esterna, i tappi si inseriscono e si picchiano dentro col martello, così andremo ad incastrarli. Poi chiaramente il libretto delle istruzioni, le viti, il telo, la maniglietta che andrà avvitata sul telaio e questa lamiera che si metterà in basso, che formerà uno zoccolo e terrà anche il telaio bello stabile. Poi troviamo questa palettina molto comoda che ci servirà per inserire la guarnizione che andrà a tirare il telo. La palettina la useremo così. Questo perché? Perché spingendola verso l'interno andremo a tirare il telo, quindi il telo rimarrà bello teso. Lo schema di taglio chiaramente è diverso per ogni modello di zanzariera. Il modello che utilizzo io, che è questa, Vidal XL, è il seguente. Larghezza, per ottenere la larghezza bisogna fare larghezza meno 60 mm e quindi taglieremo il traverso in base a quel calcolo. Invece per i montanti si dividono in 2 parti, quindi dalla parte in basso fino al centro della zanzariera meno 48 mm. Poi effettueremo il secondo taglio, che sarà chiaramente dalla maniglia fino alla parte in alto della zanzariera. Il mio consiglio comunque è quello di fare la prima parte dal basso fino a 105-110 e poi fare il restante taglio. Questo perché? Perché se abbiamo una zanzariera troppo bassa e dividiamo in 2 parti uguali la zanzariera, ci ritroveremo con la zanzariera con la maniglia troppo bassa. E vi faccio un esempio, le zanzariere che andremo a posizionare in un recupero di sottotetto di solito sono alte 180-190, quindi se taglieremo tutte e due queste parti del telaio uguali, poi ci troveremo con una maniglia con l'altezza di 85-90, che è veramente bassa, soprattutto se voi siete delle persone alte. Quindi, visto che io devo tagliare la mia zanzariera larghezza 116, dovrò effettuare il taglio del telaio a 110. Ho deciso di tenere l'altezza della mia maniglia a 110, quindi effettuerò il taglio basso, dal basso verso l'alto, quindi 110 meno 48 mm, quindi 1 metro e 52 mm. Ora siamo pronti per effettuare l'assemblaggio del telaio. Prima di fare questo però vi consiglio di posizionare tutto, perdere un attimino e vedere se è tutto posizionato in maniera corretta. Quindi con i tappi, con il senso della cerniera al posto giusto e anche con i telai girati nel senso corretto. Il senso corretto è quello con la cava per l'inserimento del telo verso la parte interna. Vi consiglio di fare questa operazione e di non partire subito con l'assemblaggio. Perché? Perché i tappi vengono picchiati dentro col martello e sono praticamente molto precisi, quindi se sbagliamo qualcosa poi nel tirarli fuori rischiamo di romperli. Il tappo va inserito
in questa posizione, come vedete. Siamo pronti per fissare il telo, questo è un lavoro di pazienza. Vi dico già da subito che se riuscite a farvi dare una mano da qualcuno, il lavoro esce in maniera molto migliore rispetto alla lavorazione con una persona singola. Questo perché una persona può tirare il telo mentre l'altra inserisce la guarnizione.
Ora fissiamo la fascia che ci terrà ben stabile il telaio e poi la maniglietta la fisserò domani quando poserò la zanzariera. Come avete visto l'ante è finita, ora andiamo a posarla a casa mia. Prima di andarla a posare però, ve l'ho già detto prima, ve lo ricordo ancora, montate il telo in due persone se potete, perché uno tiene in tensione il telo e l'altro inserisce la guarnizione. Più il telo rimane in tensione, più il lavoro ha un risultato migliore. Come avete visto a me non è uscito neanche una gobba, questo però è perché ho abbastanza esperienza, ho fatto tantissimi telai fissi, però mi ricordo che i primi telai che facevo rimaneva sempre qualche gobba qua e là. Visto che questa è una porta d'ingresso, se rimane qualche gobba chiaramente sta male. La posa è semplicissima, fisseremo prima le cerniere in alto e in basso, posizioneremo l'anta e poi fisseremo quella centrale. Anche quest'oggi siamo giunti al termine del video, spero che vi sia piaciuto. Come avete visto la zanzariera funziona in maniera perfetta, ho fatto soltanto una leggerissima modifica sulla chiusura, non userò la sua chiusura originale perché ho trovato molto scomoda, perché bisogna chiudere in maniera perfetta e quindi quando siamo dalla parte interna bisogna centrare il buco, cosa molto scomoda. Allora ho aggiunto una calamita per i mobili che ho comprato al Brico e così in automatico appena appoggeremo la porta si chiuderà. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo la prossima settimana. Buon weekend!